L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera telespettatori e telemia, benvenuti a questa nuova puntata di 60 News, Opera a Sud. Opera a Sud questa sera si trasferisce un attimo al nord per parlare, per ricordare un regista a noi molto caro che si chiama Ermanno Olmi. Il titolo Il mestiere del cinema, perché diciamo riprendiamo un titolo di un suo famosissimo film che si chiama Il mestiere delle armi. Bene, Ermanno Olmi noi l'abbiamo citato qualche puntata fa quando abbiamo introdotto il discorso di Opera Sud. Abbiamo detto iniziamo con tre registi che hanno condotto, anche se su strade diverse, diciamo in modo indipendente l'uno dall'altro, un percorso identitario che ha origini nella civiltà contadina, nel passaggio tra, diciamo, appunto la civiltà contadina nella civiltà industriale, nel passaggio praticamente dagli anni 50 agli anni 60, che come sappiamo tutti sono gli anni del cosiddetto boom economico. C'è anche Pasolini in questo discorso, perché Pasolini ovviamente opererà, denuncerà un cambiamento, una trasformazione antropologica degli italiani nel passaggio appunto da questa civiltà contadina alla civiltà industriale, che ha creato tantissimi dibattiti, tantissimi contrasti, però sicuramente Pasolini era una persona che sapeva, come dire, cogliere degli spunti, dei momenti particolari che riguardano i passaggi della nostra nazione, i passaggi sociali e politici della nostra Italia, e denunciarli in qualche modo attraverso i media o attraverso il cinema. Ora, De Seta, Di Gianni e Olmi operano su strade diverse, anche con un cinema, parliamo sempre dei documentari di questi tre registi,
Ed Eseta, che era un aristocratico, realizza 10 documentari perché vuole documentare la civiltà contadina nel momento in cui appunto del suo passaggio alla civiltà industriale. Sono 10 documentari realizzati in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, e naturalmente sono documentari che hanno una validità poetica molto forte, perché appunto De Seta rappresenta questo mondo contadino in un modo diverso dal solito di come veniva rappresentato dai documentaristi dell'epoca, perché lascia parlare solo le immagini e ci dà la possibilità di ammirare un mondo che, come diceva Alvaro, sta scomparendo, ma noi dobbiamo conservarne la memoria. E Di Gianni invece ha un percorso diverso, un percorso in cui denuncia un po', non c'è uno spirito c'è uno spirito sociale nell'interno dei documentari di Di Gianni, ma per lo più lui denuncia la solitudine dell'uomo meridionale che vive in un mondo ostile, e realizzerà dei documentari straordinari, bellissimi, che hanno girato, sono stati visti in tutto il mondo, come anche quelle di De Seta. Ermanno Olmi ha un'origine diversa, perché Ermanno Olmi ha un'origine contadina e un'origine operaia. Un'origine contadina da parte dei nonni, la nonna in particolar modo gli racconterà le storie che lui poi appunterà negli anni 50 per realizzare il famosissimo film L'albero degli zoccoli nel 78, col quale vince anche la Palma d'Oro a Cannes. Penso che ognuno di voi avrà visto L'albero degli zoccoli, penso che sia un film assolutamente da vedere. E inizia Ermanno Olmi, no, non inizia con i documentari sulla civiltà contadina, ma sulla civiltà, realizza documentari intorno alla civiltà operaia. Cioè Olmi, detto in sintesi, papà muore sotto i bombardamenti, lavorava alla Edison, poi viene assunta la madre, dopo la madre Olmi entra anche Olmi come impiegato, ma Olmi già si era distinto anche perché amava molto il teatro, e infatti inizia a seguire la filodrammatica all'interno della Edison, e da lì piano piano si fa così prestare una cinepresa e inizia anche a documentare, perché all'epoca si documentavano anche i momenti del lavoro industriale, e comincia a documentare anche lui il lavoro industriale all'interno della fabbrica Edison, solo che lo realizza in modo del tutto originale. Già nel teatro aveva cambiato tutti i termini del discorso teatrale rispetto ai vecchi registi che guidavano la filodrammatica, e naturalmente lui immette novità, immette un teatro più moderno, e anche per quanto riguarda il documentarismo all'interno della fabbrica, per documentare appunto i momenti del lavoro industriale, naturalmente Olmi comincerà a farlo in modo così originale. Però il suo primo film non è questo, il suo primo documentario era un documentario di cui non si parlava molto, era quasi sparito dalle sue biografie, ed è un documentario che in qualche modo vi ho fatto già vedere qualche volta, ma vorrei rivederlo insieme a voi un'altra volta, perché è molto bello, perché è significativo e perché è dedicato alla Calabria. E cioè stiamo parlando dei piccoli bambini calabresi sul Lago Maggiore, nella colonia di Suna. Cioè Ermanno Olmi si trova in mano questa cinepresa per documentare l'arrivo dei bambini nella colonia di Suna, dove anche lui aveva trascorso molto tempo in mancanza del padre, quindi passava lì le vacanze, e qua, dopo l'alluvione del 53 in Calabria. 200 bambini circa vengono trasportati
con il treno in questa bellissima colonia dell'Edison, e Olmi documenta questo momento di accoglienza con 10 minuti molto belli che vediamo subito, che ci manderà in onda. E la numero 2, Pino, documentario numero 2, grazie. Lo spaventoso nubifragio imperversa da oltre 48 ore su tutta la regione. La pioggia non accenna a cessare. La linea ferroviaria ionica è stata interrotta in 20 punti da gigantesche frane. Le decine di torrenti che scendono dal massiccio dell'Aspromonte hanno rotto gli argini e stanno portando il lutto e la devastazione in tutta la provincia. Le acque impetuose hanno ingoiato pascoli e travolto ponti, scardinato linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. Interi villaggi sono stati spazzati via. Famiglie che si ritenevano al sicuro sono state sorprese nel sonno dalle acque furenti e sepolte sotto le macerie delle loro case. Le ultime notizie fanno ascendere i morti a parecchie decine, mentre non si contano più coloro che sono rimasti senza un tetto. A Reggio il prefetto ha costituito un comitato permanente in collaborazione con la Croce Rossa. Particolarmente pietosa la situazione dei bimbi profughi, 200 dei quali sono stati inviati dalla Croce Rossa in due scaglioni a Milano. I bimbi saranno ospitati a Suna, sul Lago Maggiore, nella colonia Ettore Motta, messa a disposizione dalla società Edison. Babbo e mamma, vi scrive il vostro Vincenzino, che è ancora qui a Suna, ma che fra pochi giorni verrà a riabbracciarvi, perché adesso sono più di 6 mesi che è lontano da voi e la nostra casa è già stata ricostruita. Voi non avete idea di come si stia bene qui e di quante cose strane e meravigliose sia piena questa colonia. È una colonia grande, sapete, e il maestro dice che sono quasi 100.000 metri quadrati, che sarebbero come il podere più grande di Torre Ruggero, che la strada ci passa di fianco e sembra che non finisca mai. Solo che qui non c'è neppure una pianta di bergamotto, ma diverse case grandi come in città. E sono case tutte per noi bambini, che siamo 197 in tutto. E poi tanto verde, terrazze grandi che guardano sul lago. I primi giorni, a dirvi la verità, io non mi ci ritrovavo, perché intanto era la prima volta che ero lontano da voi. E poi avevo un po' di paura di tutte queste cose nuove, anche se ci sono piscine e laghetti bellissimi che vi spiegherò quando vengo. Nelle case della colonia tutto era lucido che sembrava uno specchio e noi bambini avevamo mai visto una cosa così ed era difficile entrarci in confidenza. Poi c'erano tante signorine e signori che parlavano solo italiano
e non era semplice capire. E anche loro, pensate, sembrava che non capissero, tanto che poi si sono messi a studiare il calabrese su un grosso vocabolario. Adesso che stiamo per andar via, mi pare che loro l'abbiano imparato abbastanza, e anche noi abbiamo imparato l'italiano. Io non so come raccontarvi quello che ci danno a pranzo e a cena, e anche certi piatti e certi dolci, come il risotto e il panettone, che da noi non usano. Poi siamo andati a scuola come da noi e ci hanno dato libri e tutto. Le aule sono grandi e con i banchi nuovi, ma quando il tempo è bello si sta all'aperto dopo la merenda e bisogna tenere ferme le pagine perché il vento le porta via. Soltanto Carmelo non è con noi. Ve lo ricordate, Carmelo Alati, quel bambino di Brancaleone che alla partenza lo caricarono in treno a braccia? Dice che era paralizzato da quando è nato e lo lasciarono a Milano, in un ospedale. Ciao Carmelo. Buongiorno. Come stai? Bene. È tanto tempo che sei qui? Sì, sei mesi. Sei mesi che sei qui? E come mai tu non sei andato con gli altri a Suna? Non sono andato perché mentre sono arrivato nella stazione mi hanno preso, perché io camminavo con la punta di piedi. Ah sì? E dopo mi hanno preso e mi hanno portato qui. Qui? E dopo tanto tempo mi hanno fatto l'operazione... Ai piedi? Ai piedi. Accidenti, e ti hanno fatto male? No. Niente. E adesso come stai? Adesso sto bene, comincio a camminare. Lo desidereresti andare a raccontare alla tua mamma e a farti vedere? Sì. Volentieri. Dimmi un po', qual è la cosa che desidereresti fare di più? Io? Sì. Di mestiere o no? Ah, beh, anche di mestiere. Io di mestiere non fare capostazione. Il capostazione? Ma dimmi un po', adesso se ti dovessero dire, Carmelo, tu puoi fare tutto quello che vuoi, cos'è che faresti? Capostazione. E adesso Carmelo, provati a camminare. Su, facci vedere cosa sai fare. Attento! Oh, bravo! Ce l'hai fatta, eh? Hai avuto coraggio e ci sei riuscito. Questi, Carmelo, sono i tuoi primi passi. E lo sono anche nella vita. Abbi fiducia che se tu lo vorrai, riuscirai sempre a mantenerti ritto, in piedi. Compare Turizzo e donna Lola vanno soletti a fare l'amor, dice Turizzo. Che camiciola è bianco latte il suo color, la bocca tua è nascerata tanto gustosa nel suo sapore. Finita la lezione, tutti i giorni scendiamo nello spiazzo davanti al refettorio e ci mettiamo a cantare prima di cena. Qualche volta si balla anche e ci sono certi costumi e certe musiche proprio belle, che fanno pensare alle nostre feste. Cavalleria nel stesso forte oggi si vuol, vada Turizzo con Paralpio, vai e difendi con tanto onor, ora che sape che la Loletta sta con Turizzo a fare l'amor. Ora che sape che la Loletta sta con Turizzo a fare l'amor, evviva Turizzo, su, evviva Loletta. Piangitelo, piangitelo, che è morto Giugiu mio, di l'ha voluto Dio, non l'ha già come pensato. Adesso ci dispiace andar via e io credo che piangeremo perché non sarà facile lasciare tutte le persone che sono state tanto buone con noi e che ci hanno fatto conoscere tante cose nuove. C'è un signore che è stato come il babbo di tutti e si chiama Dottor Bobbio. E gli vogliamo tanto bene, e vogliamo tanto bene alla signorina Facchini, e alle signorine vigilatrici, al maestro, e a tutte le altre persone che ci hanno curato come fossimo bambini loro, e anche di più. Io non so come faremo a lasciarli, cari genitori, e mi dispiace già ora che scrivo, perché penso anche ai lettini bianchi, al refettorio, e al salone del cinema, e a tante cose belle. Io ora vi saluto, cari genitori, e vi riabbraccerò presto, e rivedrò la nostra bella Calabria. Spero che i torrenti non porteranno più via la nostra casa. Ecco, questo era Bambini Piccoli e Bambini Calabresi sul Lago Maggiore, realizzato come primo esperienza documentaristica da parte di Ermanno Olmi, appunto su questi bambini che venivano ospitati nella colonia di Sunea,
Suna, pardon, della Edison. E come dicevamo prima, la madre era una contadina originaria della campagna di Treviglio, dove poi girerà, come ben sappiamo, l'albero degli zoccoli. Dopo la morte del padre e della madre va ad abitare a San Siro, all'epoca ancora un villaggio agricolo, come lo era la via Cristoforo Colombo, Cristoforo Gluck, pardon, cantata da Celentano. E partendo da questa canzone, Pasolini voleva farci pure un film, sempre per rappresentare le conseguenze di questo passaggio del mondo contadino verso la società industriale. Olmi porta con sé ad abitare la nonna, che rappresentava la memoria e i ricordi della sua infanzia e dalle quali non vuole staccarsi, per non correre il rischio di essere fagocitato completamente dalla civiltà industriale. Dalla nonna si fa raccontare tutto. E l'albero degli zoccoli nasce appunto da questi ricordi e da queste memorie. Insomma, però diciamo che Olmi inizia comunque, continua a fare documentari all'interno della Edison e li dedica agli uomini della montagna, cioè agli uomini che operano in montagna presso le dighe, i cavi e diciamo, le linee elettriche che appunto gestisce la Edison. Questi documentari non recitano la retorica della civiltà industriale, ma Olmi avrà sempre l'occhio mirato ad identificare gli operai nel rapporto con la natura. Noi vedremo adesso un documentario che si chiama La pattuglia del Passo di San Giacomo, dove vedremo una pattuglia di operai che si intraprende un percorso per andare sulla montagna per aggiustare un cavo elettrico che si era rotto. Ecco, vedrete che la preoccupazione di Olmi è quella di puntare l'obiettivo, la macchina da presa, più sulle facce, sugli operai, sulle mani, sul modo di camminare, sul loro essere uomini e non diciamo a servizio sì, certamente di un'industria, ma non ancora fagocitati, hanno ancora facce da contadini, hanno ancora la possibilità di non essere trasformati in quella che lui ancora non immagina, anche se paventa la possibilità che questo possa avvenire, però ancora per Olmi c'è speranza che questo possa, che il passaggio possa avvenire in modo meno traumatico rispetto a quello che poi sarebbe avvenuto per quanto riguarda la nostra Italia. Un'Italia molto fragile, sappiamo, dal punto di vista del territorio, dal punto di vista è un'Italia che ha un'identità prettamente culturale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista delle sue opere d'arte, quindi un territorio molto fragile che però non sempre è stato rispettato per come doveva essere. Si deve per lo più a associazioni che sono nate in difesa dell'ambiente, del territorio, delle opere d'arte, questa possibilità che l'Italia non fosse fagocitata all'interno di una politica devastatrice che in alcuni casi ha operato e ha ridotto l'Italia in macerie, peggio di un terremoto spesso. Non esagero, perché se si vanno a vedere le cose che c'erano prima e che sono state distrutte, forse ci renderemo conto che questo purtroppo è avvenuto. E adesso vediamoci questa pattuglia, che è la numero 3, lo dico per Pino, documentario numero 3, questa pattuglia di San Giacomo che va appunto ad operare, a riparare un guasto su una linea elettrica. Thank you.
La linea San Giacomo 220.000 interrotta. Pronto? Qui passa San Giacomo. La linea San Giacomo 220.000 interrotta. Bene, bene. Queste immagini raccontano un piccolo fatto di cronaca avvenuto nell'alta Val Formazza in primavera. È una storia di tutti i giorni con eroi di tutti i giorni. Una storia che potrebbe avere ed ha per teatro tutte le valli delle Alpi, dovunque l'uomo abbia steso su altissimi piloni i fasci di cavi che portano l'energia elettrica alle città, alle case e alle fabbriche. Su, vicino al Passo San Giacomo, un cavo è stato rotto. Un cavo che pure è grosso come un polso ed ha un'anima d'acciaio coperta da una trama fitta di fili d'alluminio può spezzarsi sotto l'impeto di una valanga o di una frana che rovinino dai fianchi della montagna. Ma questa volta a causare il guaio è stato l'uomo. Un tagliaboschi che ha calcolato male la caduta di un vecchio tronco dal quale si proponeva di cavar legna da ardere o da vendere. Il tronco è piombato sul fascio di fili dell'elettrodotto e ne ha spezzato uno. Nella centrale elettrica, la danza delle lancette impazzite ha avvertito del guasto. Le turbine e gli alternatori si sono fermati, la corrente ha cessato di prodursi. Ora i cavi non sono più che un fascio di fili senza vita, lanciati in lunghe campate sui nevai scintillanti al sole. C'è giù un cavo al palo 17. Una pianta. Sì, al palo 17. Dal fondo valle, dove i precipitosi declivi della montagna si smorzano in lente ondulazioni, partono i soccorsi. Due autocarri con 24 uomini e un carico di attrezzature costituiscono la spedizione che piglia quota pian piano verso le vette. La strada si snoda pigramente e il verde cupo dei prati cede il passo al bianco sfavillante della neve, rotto a tratti dalle sagome diritte e fiere degli abeti. La centrale elettrica, dove le turbine sono ferme e silenziose, è un po' meno che a mezza via, ma di qui in avanti non ci sarà che un sentiero appena tracciato, e infine neppur quello. Tutto il materiale viene caricato sulle slitte e gli uomini andranno a piedi con gli sci a spalla, a passi uguali e misurati. Procede faticosamente al ritmo pesante degli zoccoli dei muli, come un mobile segmento nero in un succedersi di bianchi panorami. Una marcia lunga e dura per vie sempre più ripide ed aspre, col sole che si rifrange e si moltiplica in infiniti balenii sui cristalli di ghiaccio. Gli occhi si puntano lassù, vicino al passo, dove si deve arrivare. E la fatica comincia a farsi sentire, e con la fatica viene la sete.
Causato la rottura del cavo, ma anche il vecchio legno indurito dal gelo della notte non ha resistito e si è spaccato. A forza di braccia, gli uomini rimuovono la cima e la fanno rotolare sul ripido pendio per liberare la strada. Il capo pattuglia medita sulla estremità del cavo che la scarica elettrica ha ridotto ad una chioma scarmigliata di alluminio e di acciaio, mentre gli uomini predispongono la riparazione. Il ponte di lavoro, un lungo traliccio metallico diviso in due sezioni, viene portato a spalla sino alla base del pilone. La neve, che il sole ormai ha fatto marcire, non regge al peso. La scalata del palo è una bella prova di alpinismo elettrico, dove il piede esperto trova velocemente l'appoggio sicuro dei tralicci per giungere alla cima. Non c'è nessuna stella alpina da cogliere, ma solo da agganciare una prosaica carrucola che servirà a tirar su il ponte di lavoro. Alla base del pilone viene fissata un'altra carrucola per far salire più facilmente i materiali occorrenti alla riparazione. Tutto ciò che componeva l'eterogeneo carico delle slitte, dagli arnesi alle fune. Si issa il ponte di lavoro sul quale gli uomini appollaiati andranno all'arrembaggio del guasto, mentre vengono stretti i bulloni dell'argano sulla base dei montanti. L'estremità del cavo viene tranciata, vi si applica la morsa di ammarro e al posto dello spezzone inutilizzabile ne viene inserito uno nuovo, di lunghezza equivalente a mezzo di un giunto speciale. La carrucola comincia a cigolare e a tirar su lentamente il lungo serpente di metallo sino alla mensola. Non rimane che allacciarlo alla catena di isolatori e quindi ristabilire il contatto col conduttore della campata adiacente per mezzo di uno spezzone di cavo, il collo morto. Intanto, completamente indifferente a tutta questa storia di cavi, un mulo si annoia. La vita a volte è sospesa a un filo, ma questo non si spezzerà. L'ammaragista, che non è un ex acrobata nostalgico dell'antico mestiere, corre lungo il cavo su uno speciale carrello e va a staccare il morsetto che era stato applicato più a valle per renderne possibile la salita e anche per impedire che venendo su il cavo si impigliasse alle piante o alle rocce. Anche l'ultimo uomo sta scendendo dal pilone e solo allora il capo pattuglia corre avanti sugli sci perché deve essere lui ad avvertire la centrale che il guasto è riparato. Lo deve fare di persona perché anche il telefono non appare un mezzo sufficientemente sicuro di informazione. Quando l'energia elettrica a 220.000 volt si getterà furiosamente sui suoi aerei binari, chi si trovasse ancora a lavorare in cima ai piloni sarebbe incenerito o
Occorre quindi mettersi al riparo da ogni possibilità di equivoci. Macchina in moto! L'acqua ancora si scatena nella condotta forzata e le turbine riprendono a girare. Il buio è calato anche su questa giornata. Ma l'energia elettrica corre a ridar vita al mondo e a far risplendere le mille finestre degli alti palazzi di città, le insegne luminose, i ridotti dei teatri, le vetrine scintillanti e agghindate dei negozi. Anche qui, nel paesello, c'è una vetrina illuminata e una lampada fioca riverbera sulla stagnola polverosa dei cioccolatini la gioia di un raggio di luce. Cortometraggio realizzato da Olmi dopo I bambini calabresi, sempre nel 54, poi ne realizzerà un altro che vedremo più avanti, ma si tratta di tutt'altra cosa, poi vedremo di cosa si tratta. È un documentario bellissimo perché in questo caso intanto la montagna è protagonista in tutti i sensi. Avete visto prima all'inizio c'è un quadro di operosità contadina, dopodiché c'è il guasto, diciamo, e poi diciamo, gli stessi diciamo, operai che sono comunque ex contadini vanno a riparare il guasto in alta montagna e non c'è nessun conflitto ecologico in questo discorso. Viene affrontata la montagna in modo rispettandola in tutto e per tutto, approfittando di un po' di neve per dissetarsi oppure di un'altra cosa che gocciola nella montagna. Quindi diciamo che per Olmi operai e contadini sono la stessa gente. Si rispecchiano, non c'è conflitto, ancora c'è la possibilità che diciamo, civiltà contadina e civiltà industriale nascente vadano di pari passo e non sarà fatto in modo che la civiltà contadina soccomba alla civiltà industriale. Purtroppo noi sappiamo che specialmente al sud questo è avvenuto, anzi noi non abbiamo avuto neanche civiltà industriale perché i nostri contadini sono stati costretti a scappare al nord per diventare operai senza quel conforto di una civiltà contadina che li aveva visti crescere fino a quel momento. Olmi filma un momento di eccezionale equilibrio tra sistemi, durante un passaggio epocale, appunto, quello che sta avvenendo tra civiltà contadina e civiltà industriale. Lui crede che sia possibile ancora un equilibrio tra le due, come dicevamo prima. Purtroppo appunto non è avvenuto, ma non è avvenuto neanche al nord, cioè si è stata una, quello che poi Pasolini e anche De Seta hanno contestato, hanno detto c'è stato uno sviluppo, è vero uno sviluppo, ma senza progresso. Il progresso avrebbe consentito invece l'equilibrio tra le due attività, contadina e l'attività industriale. Purtroppo questo non è avvenuto. Dice Olmi, perché poi Olmi ha raccontato questo, ma più avanti, verso la fine degli anni 60, ha realizzato negli anni 60 tre film, Il tempo si è fermato, Il posto e Certi giorni, che raccontano all'alba del 68 il modo di cambiare, insomma, di pensare dalla civiltà pre-contadina, diciamo, alla civiltà industriale. Il 68 poi addirittura ha fatto una rivoluzione completa dal punto di vista sociale, naturalmente, però poi c'è stato anche tutto quello che sappiamo
non voglio qui ricordare tutti gli attentati terroristici che ci sono stati da quel momento in poi, che hanno appunto creato in Italia un momento veramente di grande paura e di grande paura, diciamo, di un possibile golpe e via dicendo. Ma non entriamo in questo discorso. Adesso volevo farvi conoscere per Olmi, allora, volevo dire questo: per Olmi la montagna non è importante soltanto dal punto di vista cinematografico, la montagna è importante per lui dal punto di vista personale, perché lui sceglie di andare a vivere in montagna, sceglierà di andare a vivere ad Asiago, su questo altopiano, e vi racconto come è nata la sua passione. Andai lì nel 59 per girare un film, mi innamorai di questo altopiano, cioè ad Asiago. Non avevo nessuna intenzione di sposarmi, l'idea del matrimonio e mettere su famiglia la collego ad Asiago. Come? Presi un sasso, lo posai in mezzo a un prato e mi dissi: se un giorno troverò una ragazza che mi darà la voglia di sposarmi, verrò qui. Così è stato, ho acquistato quel pezzo di terra, ho costruito la casa, dal 65 sono vissuto tra lì e Milano. Da 76 solo ad Asiago. Ecco, io volevo adesso proporvi due minuti per farvi conoscere direttamente chi è Ermanno Olmi e anche parte della sua famiglia. È il numero uno. Dammi un'idea della dimensione cosmica. Tu cosa mi risponderesti? Com'è? È una cosa che non finisce mai. Allora tu pensa che, vedi, hai già battuto 3-4 volte le palpebre, che con un battito di palpebre tu sei a quei confini del mondo che continueranno a dilatarsi. Quindi l'uomo ha il pensiero a disposizione e solo profana fa del male a se stesso. Penso che debba essere stato veramente una cosa unica avere un papà così. Avere un padre del genere è una responsabilità, perché poi devi continuare su quella via se non vuoi deludere lui, ma anche le persone che gli erano intorno. Noi abbiamo avuto un'infanzia bellissima con Ermanno, con mia mamma, eccetera, perché ci ha dato occasioni di poter vivere dei momenti particolari, andare sui set, abbiamo conosciuto tanta gente, dai tecnici agli attori, ci facevano giocare tutti. E questo suo modo di fare i film era un po' un prolungamento della famiglia, perché lui voleva che i suoi film, i suoi set fossero una famiglia, e questo si è sentito tanto. In più, cosa devo dirti, lui ci ha trasmesso moltissimo. Lui ha cercato di mettere nei suoi film e nella nostra vita degli elementi che ci dessero la possibilità di poter capire per poi muoverci autonomamente nel nostro futuro. Quindi io credo che sia un po' il filo dei suoi film. In ogni suoi film ci sono dei valori, delle argomentazioni che possano dare al suo pubblico, e come ha dato a noi figli, la possibilità di poter crescere per poter essere poi autonomi nella nostra vita, senza imporre mai niente, ma dando degli elementi per poter raggiungere delle possibilità alla nostra coscienza. Quindi io credo che sia questo, sia che ci ha dato a noi, ma che ha dato anche nei suoi film e al suo pubblico. Olmi ha avuto tre figli: Fabio Olmi, che è un famosissimo direttore della fotografia, Elisabetta, che avete visto adesso in video, è una produttrice esecutiva, e terzo figlio si è dedicato invece a un'altra professione. Bene, adesso vediamoci l'ultimo cortometraggio di Olmi. Si tratta di una operetta morale, tratta dall'appunto operetta morale del dialogo di Leopardi, dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. E ora, composto nel 1832, pubblicato nell'edizione del 1834. Il dialogo è una scenetta vivace e rapida, che potrebbe essere, vabbè, insomma, questo lo lasciamo perdere. Abbiamo, per comprendere meglio il significato del dialogo, si tenga presente che l'almanacco nasce nel Medioevo come pubblicazione annuale simile al calendario, dotata di una serie di informazioni sull'ora in cui sorgono e tramontano il sole e la luna, e con indicazioni utili agli agricoltori, per esempio sul momento più adatto alla semina.
ai naviganti e ai mercanti. Col tempo gli almanacchi divennero sempre più ricchi di notizie, fornivano informazioni sulle festività, sui mercati e sulle sagre, rimedi, medicina, novelle, previsioni del futuro. Il lunario, invece, serviva a calcolare le fasi lunari utilissime per gli agricoltori e per i naviganti. Conteneva anche notizie su fiere e mercati, previsioni del futuro e l'indicazione del santo giorno. Ora, prima di mandare in onda questo, poi diremo qualcosa in più rispetto al documentario, volevo che Pino mandasse in onda la fotografia, una foto che ci vede, ecco qui, questa è una foto che ci vede alla scuola di cinema di Ermanno Olmi, Ipotesi Cinema, Bologna, siamo Vittorio De Seta, Ermanno Olmi all'impiedi, io a sinistra, Matteo Scarfò e Eugenio Attanasio, siamo andati lì a Bologna come Cineteca, quando è stata data la laurea honoris causa a Scorsese, Martin Scorsese, ed è lì che noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con Ermanno Olmi e chiedergli di quel documentario sui bambini calabresi che non si trovava più. Lui ci ha indicato che quel documentario si trovava nell'archivio storico della Edison, che era conservato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quindi, grazie a questa notizia, a questa possibilità, a questa fotografia che io tengo molto cara, noi abbiamo appunto nel 2006 abbiamo avuto la possibilità di far conoscere a tutti quel documentario sui bambini calabresi, appunto sul Lago Maggiore. Vediamoci adesso questo ultimo documentario, che è il 4, numero 4, e poi ne parleremo e poi andiamo alle conclusioni. Thank you.
fa felice i vostri bambini. È il più bel regalo per i vostri bambini. Almanacchi, almanacchi nuovi. Le cartoline con gli auguri di buon anno. Le cartoline con gli auguri di buon anno. Ecco il più bel regalo, signori. Almanacchi. Costa poco e farete felici i vostri bambini. Bisognano, signore, almanacchi. Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. E credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, sì, certo. Ah. Come quest'anno passato? Oh, di più, di più. Come quello di là? Oh, più ancora. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? No, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni. E a quale di questi 20 anni vorreste che somigliasse l'anno 21? Io non saprei. Ma non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità. Oh, eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Questo si sa. Non tornereste voi a vivere questi 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? No, non vorrei. O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che io e che il principe, che chiunque altro, risponderebbe come voi per l'appunto? E che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Lo credo. E anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? Signor, no, davvero, non tornerei. O che vita vorreste voi dunque? Eh? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo. Appunto. Così vorrei ancora io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso fino a tutto quest'anno ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più e di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e tutto il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Sì. Con l'anno nuovo il caso comincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri. E si principierà la vita felice. Non è vero? Speriamo. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete. Oh, ecco, illustrissimo. Questo è il più bello. Ah. Ecco. Oh, grazie, grazie illustrissimi. Arrivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi.
Bene, abbiamo proposto questo cortometraggio, siamo in procinto della festa di Natale, anche del nuovo anno, a cui si riferisce appunto il dialogo del passeggero con il venditore di almanacchi. E anche qui, per concludere, siamo alla fine, avete visto che anche qui in questo film c'è il passaggio da un mondo contadino alla città. Mondo contadino dei due suonatori che ambulanti che vanno a suonare la musica tipica di Natale e che non trovano posto perché c'è subito ad occuparlo il suonatore ambulante col pianoforte a manovella e diciamo poi si inoltre nel discorso leopardiano che appunto questo discorso sulla vita passata, sulla vita futura, su quello che vorremmo e quello che forse non possiamo avere o quello che ci illudiamo di poter avere poi nel futuro. Bene, vi devo concludere, vi ringrazio per questa vostra attenzione e ci vediamo la prossima volta. Grazie di tutto. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica, veste ancora, l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.